Buonasera. Questo è il nostro lavoro, il legame con Giovanni che si rinnova ogni anno. E beh, dai, direi da qualche decennio ormai, non contiamoli che è meglio. Prima con i miei genitori abitavo da quel lato della piazza, adesso abito con la mia famiglia da questo lato della piazza, lì ci abita mia sorella, piano di sopra mio fratello, di là un altro mio fratello, quindi è un legame non solo personale ma di tutta la mia famiglia antico con Giovanni. Io non sono un commentatore politico, però le chiedo, sto governo ce la fa o non ce la fa? Ma tanto adesso siamo in vacanza, vera vacanza non è, ma insomma semi-vacanza. E questo governo fa sicuramente meglio di qualsiasi altro governo in una situazione così difficile. Immaginate queste condizioni di difficoltà con un governo opposto al nostro, gli italiani credo che non sarebbero contenti delle soluzioni alla Zapatero. Un'ultima domanda un po' buffa, è uscito un lancio di agenzia oggi, l'associazione ufficiale della... No, non è l'associazione, è un anziano ufficiale che voleva che andassi in Afghanistan in giacca e cravatta, magari la sera in smoking. Che ha un po' criticato il suo abbigliamento troppo casual, cosa risponde? Normalmente quando si va in Afghanistan non ho mai visto nessuno di giacca e cravatta. È vero, molti ho compreso, possiamo accettare di mettere la mimetica. Io in quell'occasione non l'ho messa, anche perché quando la mettono tutti non succede niente. Quando la metto la russa faceva titolo, la russa ha messo la mimetica. E allora l'ho tolta, ma non è andata bene al generale. È difficile accontentare tutti. Arrivederci. Sì, sì.